Ciao! Ragazzi, oggi vi faccio vedere le ultime cosine che ho acquistato. Sono praticamente tutte quante NYX, tranne un paio di cose di Sephora. Se mi seguite su Instagram e avete visto le mie Instagram stories, sapete già che sabato scorso, cioè il 22 aprile, è stato il mio compleanno e ho fatto 24 anni. Quindi oggi vi faccio vedere un po' di cosine che ho preso da NYX, che ho comprato da sola, e delle cosine che mi sono state regalate. In realtà mi è stata regalata una carta regalo che poi ovviamente ho già subito sbrecato completamente. Ho ricevuto anche altre cosine, cioè in realtà sono stata portata a fare shopping, quindi mi sono comprata un sacco di cosine. Se vi interessa sapere che cosa mi sono comprata, vi faccio anche il video sugli acquisti fashion, cioè delle cose da vestire che mi sono comprata. Magari fatemelo sapere con un commentino qui sotto, oppure lasciatemi un pollicione all'insù così almeno so che questi video haul vi piacciono e continuerò a farli qui sul mio canale. Bando alle ciance, prima che chiacchiero di più e facciamo un intro di 6 minuti e mezzo come faccio praticamente sempre, vi faccio vedere che cosa ho preso. Come prima cosa ho acquistato da Sephora l'acqua micellare, questa qui gigante. Questa qui la utilizzo sia per struccarmi, io mi ci strucco il collo quando magari non mi faccio la doccia la sera e non riesco a struccarmi completamente il collo, e siccome io porto la fascia, perché come sapete bene sono riccia, quindi cerco di non far andare l'acqua sui miei capelli altrimenti mi diventano riccissimi, quindi porto una bella fascia quando mi strucco e la parte qui intorno ai capelli mi rimane comunque piena di trucco, e per andare a struccarla utilizzo un dischetto con un po' di acqua micellare. Anzi, voglio farvi prestissimo il video su come mi strucco. Utilizzo pochissimi prodotti e vi faccio vedere quanto può essere veloce struccarsi bene, perché è importantissimo. Quindi state attente perché arriverà prestissimo anche il video su come struccarsi. E questa acqua micellare la utilizzo anche sulle clienti, come sapete io sono anche truccatrice, quindi la utilizzo anche sulle clienti perché strucca bene, è molto molto delicata e non mi ha mai creato problemi. Sempre da Sephora ho acquistato il rossetto che mi vedete adesso, non è nient'altro che un rossetto liquido, fa parte della linea Cream Lip Stain, che come sapete già bene io adoro. Ho questi tre colori già che avrete visto sicuramente qui sul mio canale, cioè 09, 01 e 03, e mi piacciono tantissimo. Sono tutti colori abbastanza accesi, quindi ho deciso di prendere un colore neutro e ho preso il 13, che è questo qui che ho su adesso, ed è praticamente l'unica cosa che ho provato di tutte quelle che ho comprato. Da Sephora, visto che ovviamente se fate la carta fedeltà, o se non lo sapete ve lo dico io, ma penso che se siete su questo canale sapete bene le regole anche meglio di me, quando è il vostro compleanno vi fanno un regalino. Quest'anno, ogni anno è differente. Quest'anno hanno regalato delle maschere viso, vediamo cosa c'è dentro. C'è una maschera occhi al tè verde che proverò sicuramente, una maschera viso idratante. Avevo già provato le maschere di Sephora, quelle per il contorno occhi e quelle per le labbra, ed erano molto carine, quindi non vedo l'ora di provare anche queste qui. Da Sephora ho preso soltanto queste due cosine, ma da NYX ho fatto abbastanza spesa, quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. Come prima cosa volevo provare una matita per sopracciglia, visto che io sono praticamente malata per le sopracciglia perché non ce le ho per niente, devo sempre ridisegnarle. Quindi ho deciso di prendere, visto che mi trovo benissimo con quelle di Nabla, ma volevo provare a prendere qualcosa di diverso. Ho preso la matita per le sopracciglia NYX Micro Brow Pencil nella colorazione taupe, che è quella praticamente che da una parte ha il pettinino e dall'altra parte ha la mina automatica molto molto sottile. Cerchiamo di non romperla. Non l'ho ancora assolutamente provata, l'ho swatchata in negozio, mi sembra abbastanza rigida, cosa che mi piace per una matita per le sopracciglia, e il packaging mi sembra molto molto simile a quelle di Nabla. L'unica cosa che noto già da adesso è che la parte che si gira qui nella parte della matita automatica mi sembra molto molto lenta, quindi ho paura che la matita fuoriesca un po' quando non la giro io, diciamo quando decide lei. Vi farò sapere come mi trovo. Poi ho preso un rossetto della linea Full Throttle Lipstick. Io ho preso il numero 08, che è questo rosso bellissimo. È un rosso con un sottotono rosato di media intensità, quindi non è né troppo chiaro né troppo scuro. Ho già un rossetto di questa linea qui, ed è il numero 05, con il quale mi sono trovata benissimo. Ho questo colore qui. Sono matte, ma allo stesso tempo non vanno a seccare troppo le labbra. Rimangono uniformi anche quando vanno via, cioè vanno via in modo uniforme, non lasciano il pezzettino bianco qui al centro delle labbra. Mi trovo veramente bene con questo rossetto e spero che anche con questo rosso mi troverò bene come l'altro. Ho deciso di prendere anche il White Liquid Liner, che è l'eyeliner famosissimo di NYX. È praticamente l'eyeliner liquido bianco.
Con questo qui si creano un sacco di look carini, perché mettendo anche una riga di eyeliner nero e facendo un pezzettino bianco qui alla fine esce subito un look più particolare, anche non avendo fatto nulla di così tanto particolare. Quindi volevo provarlo, di questo qui ho già altri due colori, ho un lilla e un rosso. Mi trovo bene, anche se durante la giornata ho notato che tendono quasi a rompersi, è difficile da spiegare come effetto, creano quasi un effetto vernice, quindi pensate un po' a quando si asciuga la vernice che tende a spaccarsi, non so come spiegarvelo bene. Comunque spero che questo qui bianco non faccia lo stesso effetto, lo userò sicuramente per ricreare dei look più particolari. Conoscerete già il mio amore per i liquid suede e ho preso altre tre colorazioni, già ne avevo altre 4, quindi adesso praticamente in totale ne ho 7. Volevo prendere la scatolina, quella, la confezione che avevano fatto a dicembre, quella con tutti quanti i colori ad un prezzo fantastico, solo che mi è scappata perché ne avevano fatto pochissimi pezzi, ovviamente l'hanno prese le prime ragazze che sono arrivate in negozio, quindi non io. Quindi continuerò a comprare questi full size e piano piano avrò tutta quanta la linea. Avevo già queste 4 colorazioni che sono più particolari e scure, ho la 02, questa viola scurissima, la 10 che è un viola ametista, la 06 che è un lilla freddo, freddissimo, e la 01 che è un grigio. Mi sono trovata benissimo con questi rossetti, sono molto confortevoli sulle labbra, durano tante ore, sono facili da applicare e i colori sono bellissimi. Quindi ho deciso appunto di prendere altre 3 colorazioni e ho preso la 08 che è un fucsia bellissimo, la 11 un altro rosso e la 09 che è questo nude rosato. Poi ho preso la Lid Lingerie e la Cosmetic Metals, sono delle palettine con 6 ombretti, non sono piccolissimi, sono delle cialdine abbastanza grandi, vengono 9,90 se non sbaglio. La Cosmetic Metals è bellissima, mi piace un sacco, non vedo l'ora di provarla. Ho aspettato qualche giorno dopo il mio compleanno perché in negozio è uscita il 25 aprile, quindi oggi che è 26, quando sto girando questo video, sono andata a prenderla subito. Non ci sono andata ieri, ragazze, perché quando è festa non mi piace andare ai centri commerciali, so bene che cosa significa lavorare i giorni festivi, quindi per principio cerco di non andare per negozi durante i festivi, perché anche le commesse nei centri commerciali hanno diritto a stare con le proprie famiglie durante i giorni festivi. Quindi spero tanto che passi una legge o qualche cosa che impedisca ai centri commerciali e ai negozi di stare aperti ai festivi. Per questo non ci vado. Se siete della mia stessa idea, magari il 1° maggio, che arriverà prestissimo, invece di andare al centro commerciale andate a fare una passeggiata al mare oppure a giocare al parco con il pallone con la vostra famiglia, con i vostri amici. Comunque ho preso anche questa qui che è la Lid Lingerie, in realtà non l'ho neanche swatchata, queste qui le ho proprio prese a scatola chiusa perché mi piacevano un sacco. La Lid Lingerie sono 6 colori, tutti e 6 opachi, e sono messi tra caldi e freddi, e più chiari e più scuri. Comunque vi lascerò i vari swatches mentre chiacchiero, li vedrete apparire da qualche parte. Se vi può piacere posso fare un video testando queste due palette, magari le proviamo insieme e vediamo come lavorano, quanto durano, se spolverano troppo, se sono pigmentate e quant'altro. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Ultima ma non per importanza, ho preso la palette degli illuminanti Strobe of Genius. Ci stavo dietro da un po' questa palette e dicevo sempre, ma no, già ce li ho un po' di illuminanti, piuttosto prendiamo altre cosine, la prendo la prossima volta. Quindi ho sfruttato il fatto che avessi la carta regalo e l'ho presa subito all'istante. Se riesco ad aprirla me la faccio anche vedere. Allora, la palette è questa qui, contiene 7 illuminanti, sono misti a livello di intensità, quindi ci sono più chiari, più scuri, e anche qui ci sono illuminanti caldi e illuminanti freddi, come ad esempio il lilla che vedete nella cialdina più piccola. Li ho swatchati in negozio, mi sembravano davvero bellissimi, poi come sapete io muoio per gli illuminanti, non li utilizzo soltanto sul viso ma li metto anche sugli occhi o come la palette di Sleek, ve la faccio vedere. Questa qui che vi ho detto non è molto pigmentata ma è luminosissima, la utilizzo come topper sopra, si dice topper,
non lo so, come topper sopra gli ombretti, quindi se ho un look un po' piatto prendo un po' dell'illuminante, lo metto al centro dell'occhio oppure nell'angolino interno e subito il trucco diventa molto molto più bello. Se invece gli illuminanti sono più pigmentati, come credo siano anche questi qui, ma ancora devo provarli sia sugli occhi che sul viso, quindi non so dirvi, appunto li utilizzo anche come ombretti. Quindi ragazze, questi erano tutti gli acquisti da NYX, principalmente perché da Sephora ho preso soltanto due cosine che ho fatto per il mio compleanno. Se volete vedere il video con tutti gli acquisti di vestiti, che sono molti di più, credetemi, ho un po' di buste qui in camera che non sto svuotando proprio perché vorrei fare il video sugli acquisti del periodo per il mio compleanno, insomma. Quindi fatemi sapere se volete vedere il video. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto o lasciatemi un bel pollice lì in su. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!